Che tampinare tutte le donne. E allora anche nell'antichità la passione durava poco. È sempre stato così. L'uomo è infedele, capisci? Però pare che alcuni scienziati americani abbiano stabilito che l'infedeltà non sia proprio, sia una malattia. Addirittura una malattia. È una malattia e che bisogna curarla, però non è colpa nostra. Ne parleremo più tardi con la partecipazione di esperti. Di giornalisti, di attrici, di attori e con la partecipazione vostra. Avete le bandiere pronte per votare? Ecco, non ancora, lo farete più tardi. Il tema, ripeto, nella coppia la passione ha le ore contate, sì o no, e tante altre cose. Ci vediamo tra un po'. Stiamo chiamando voi amici a casa a votare, il pubblico presente in questo studio, cioè nella coppia, nel rapporto di coppia, la passione quanto dura? Quando si ferma questa passione, si interrompe e nasce un altro tipo di rapporto. Ma tra gli appuntamenti di questa sera c'è il test, che ormai è un appuntamento tradizionale. Se avete comprato il settimanale Gente, è tutto lì bello stampato e potete risolvere ogni quesito, ogni domanda da casa. Se non avete il settimanale Gente, prendete un pezzo di carta, segnate blu, giallo o rosso, oppure con una matita colorata, un blu, un giallo e un rosso, per rispondere alle domande. Ma qual è il tema di questa sera? L'interrogativo. Siete gelosi o non siete gelosi? Abbiamo due coppie protagoniste. Alla mia destra, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Ciao, bentornata. Ciao, bentornata. Grazie. Ma voi siete, prima di partire con il te, gelosa? Possessiva. Tu? Gelosissima. Gelosissima, però potete sostenerlo, ma dovete dimostrarlo rispondendo alle domande dei nostri dottori, psicologi. Certo. E allora, alla mia sinistra, un'altra grande coppia, Romina Power Albano. Grazie. Gelosissima? Grazie. Un Otello in gonnella, presente. Otello in gonnella, sì. Mi hai disposto anche, disposto ad ammazzare. Sì. Di gelosia. E tu, Albano? Cos'è, un dolce la gelosia? Non lo mangio. Te lo mangio, lo sai, no. Anche tu geloso. Scopriremo attraverso questo test, ma voi lo scoprirete a casa, a che punto arriva il vostro tasso di gelosia, e basterà quindi o avere il settimanale Gente in mano, oppure organizzatevi con un pezzo di carta blu, giallo, rosso, oppure blu, giallo, rosso scritto. Siamo pronti per ospitare la regina del nostro quiz, che riguarda la storia del nostro Novecento con tutti gli avvenimenti curiosi e storici, una professoressa di Campobasso che vince da parecchie settimane. Sembra imbattibile, non so come andranno le cose questa sera, sarà sfidata da un concorrente che arriva dalla Spezia, e quindi applausi e onori a Maria Luisa Forte e a Gianluigi Burafato. Bentornata, ben arrivato, tutti, siamo qua. Allora, io non so più che cosa dire nei suoi confronti, professoressa, lei stupisce sempre. La carrozzella sotto braccio alla mia bella, a cassetta sta il cocchiere, né ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride. Da parte del pubblico, che rappresenta il caso di una vita di passione, di interessi in comune, di musica insieme, e poi con loro faremo il test, una parte del test assieme ad Eleonora Giorgi e a Massimo Ciavarro. Abbiamo la coppia in musica e nella vita, quella formata da Albano e Romina Power, orchestra di Pippo Caruso. Stacco! Ancora ciao! Ciao! Allora, io quando incontro Albano è come se incontrassi grande parte della mia carriera, perché l'abbiamo fatta insieme. Mi metto io in mezzo. No. E vorrei che Albano aprisse con una canzone che fa parte dello scrigno dei suoi ricordi. Siccome parlavamo di passione, di calore,
c'è una canzone che celebra un qualche cosa che è pieno carico di calore, cioè il sole. Nel sole. Dai, Albano. Vai. Yes. Vai. Okay. Perché? Ma perché questa notte? Alle ore più lunghe che non passano mai. Ma perché ogni minuto dura una canzone dei tuoi ricordi, no, ricordi, della tua memoria, perché non eri nata forse quando si cantava questa canzone. No, non ero nata, però sento una particolare attrazione verso questo genere di musica, lo swing mi è sempre lo piaciuto. Swing, Glenn Miller, i tromboni. Sì, che bello. Musica, immaginiamo questa America, retro, diciamo del dopoguerra, immediato dopoguerra, sì. Maestri, tromboni, fiati, a lei. E... Is this the Chattanooga choo-choo? Track 29. Boy, you can give me a shot. I can afford to board the Chattanooga choo-choo. I've got my fare and just travel to spare. Leave the Pennsylvania station for to the far. Read a magazine and then you gamble the more. Bello cantare in diretta, è bello cantare in diretta così. Sì, la carica. Tu, voi scrivete le canzoni insieme?
Ma una volta tu hai avuto la possibilità, la gioia di cantare un pezzo scritto per te da Miki Theodorakis. Sì, è vero, era il 68. È l'autore di Zorba il Greco. Sono andato a trovarlo quando lui era agli arresti domiciliari. Esattamente, quando c'erano i colonnelli in Grecia. Esatto. E mi ricordo che questo disco lì in Grecia lo vendevano con un'etichetta strana, O sole mio. Sì. E tutti sapevano che invece si trattava di Ragazzo che sorride. E fu colonna sonora di una rubrica di grande successo. Europa Giovani, curata da Giampaolo Cresci. Ascoltiamo questa bellissima canzone, Il ragazzo che sorride. Puoi andare di là, vieni, dai. Vieni qua. Puoi andare di là. Si fida, di me mio si papà, fida. Lui. Di novembre di un anno che non so, anche un passero da un ramo per paura se ne andò. Venne buia all'improvviso e la vita sua finì. Il ragazzo che sorride lo chiamavano così. Ragazzo che sorridi, non avverrà mai più, che resti senza sole la nostra gioventù. Il mondo di domani confini non avrà, ed una mano bianca la nera stringerà. Spezza di cuore mio, ma solo per amore, spezza di cuore mio, ma solo per amore. Il suo sole prenderà. Bella melodia, eh? E poi il tema dei versi di grande attualità, eh? Sì. Complimenti, lei può presentare il cantante. Dunque, detto da te. Romina, dove c'è un ricordo per quanto riguarda la tua vita, una canzone scritta da tuo padre, vero? Beh, è stata scritta in realtà da mia zia, lei compone musica e canzoni anche ogni tanto, perché lei è pittrice in realtà, vive in Florida. Però per questa canzone in particolare mio padre le ha corretto un pochino il testo, quindi l'hanno scritto insieme, i due fratelli hanno scritto questo testo e questa canzone. Ed è una canzone che canti per la prima volta, perché non l'hai mai presentata. Però questa non è mia zia, ho visto mia madre adesso. E si dirà Our Last Kiss, cioè il nostro... Our Last Kiss, il nostro ultimo bacio. Non conosco le ragioni perché... Papà e la zia. ...ispirato, però trovo che sia una... Anche questa è una canzone un po' che ricorda... I tempi andati un po' come... Noi metteremo adesso le parole in italiano perché il pubblico possa apprezzare i versi di papà e della... È molto semplice, però una canzone d'amore è sicuramente sentita. Romina Power, Our Last Kiss. Sì. Saying goodbye. I didn't know that our last kiss was a lie. How could I know in our sweet embrace that you were saying farewell? There was your kiss still upon my face. How could I tell? Beneath the spell.
ha fatto il finale glissato proprio, ben glissato da crooner. Capito, proprio ogni tanto. Va bene. Capita nelle migliori famiglie. Vi state preparando per Sanremo, vero? Sì. Sì. Ecco, tu Albano, tu Romina, non avete mai, diciamo, rinunciato a Sanremo? Avete avuto un affetto nei confronti di questa manifestazione? Un affetto e un rispetto. Ecco. Perché molta gente è andata, ha fatto quello che doveva fare e poi ha rinnegato. Perché rinnegare? Perché rinnegare Sanremo? Per me invece Sanremo è come il triangolo delle Bermuda. C'è pericolo. Sì, è una zona, c'è sempre pericolo. Palcoscenico. Però sai che il pericolo, Romina attira molto, eh? Sì, pericolo attira molto. E cantanti. È vero. Comunque è presentatore, questo è vero, perché Albano dice a molte partecipano, vincono, piglia i soldi e scappa, come esatto. Si dice. Invece a te piace la lotta. È una tradizione tipicamente italiana, perché abbandonarla, perché beffeggiarla? Non a caso voi adesso farlo bene, no? Cantate una canzone che si intitola Vincerai. Sì. È un pezzo che è un grande successo in tutto il mondo, vero? Esatto. Beh, il mondo. No. Vabbè, in Oceania, sì, no. Dai. Alcuni paesi. Scusa, il disco d'oro in Germania, in va bene? Non credo che il disco d'oro in Germania. Germania. Questo minimizza sempre tutto. Ma perché vuoi minimizzare tutto? Sottolinea. Allora, in Alaska non ha niente. Vabbè, in Alaska no. Ma questo è umorismo americano. Allora, mettigli la mano sulla disco bocca. Disco d'oro. Tu metti la mano disco sulla bocca. Vieni qua, disco d'oro in Germania. Allora, disco d'oro in Germania, disco di platino in Austria, disco d'oro anche in Svizzera. Svizzera. E disco di piombo in Italia. Va bene. E 100 miliardi di dischi venduti a San Marino. Grazie. Ah, vincerà. Già, è vero. Grazie.
Uffa! Grazie. E adesso, amici, voglio rendervi partecipi di una cosa molto curiosa. Domani c'è una causa, un processo, del quale sono protagonisti Romina Power e Albano. Il una processo... delle tante, una l'ho persa con D'Agostino. Sì, sì, perché ha scritto... Ma l'hai persa? Sì, l'ho persa, perché ha scritto una porcheria di libro, parlando di noi, ha scritto Peste e Corna, e ho allora? Scoperto che lei faceva la... vendeva pentole in mezzo a una piazza a Celino San Marco, sì. Che io ero un ladro di polli, sì. Che costruivo i muretti intorno a Celino, c'era e anche diceva un... anche che avevi l'alito cattivo, che avevo un alito cattivo, che non è vero, che alito, oddio sì, che... aspetta che altro, ma ne ha scritte, insomma, comunque è stato assolto lui, sì, ma lui. Io no. Beh, comunque la causa di domani ha come vostra controparte, sì, un grande cantante americano che è Michael Jackson. Sì. Voi dite che il signor Michael Jackson ha rubato, ha copiato una vostra canzone. Me l'ha detto mio figlio, io non me l'ero neanche accorto. Te l'ha fatto notare tuo figlio? Mi ha chiamato, dice, senti, e adesso voi non fate parte di una giuria popolare, perché non vogliamo prendere il posto dei giudici, ma ascoltiamo la canzone cantata da Michael Jackson. Noi abbiamo messo delle immagini, foto di Michael Jackson e la canzone. Prego, ascoltiamo. Me, like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Lanciato in tutto il mondo da Michael Jackson. Lui l'ha lanciato nel 1991, 91. Noi nel 1987. Nell'87 loro avevano cantato questa canzone. Ascoltiamo. Vai. Caro, grande genuiano, dolce sognatore, quanto dolore c'era nel volo di Balacca. Uomo dalla barba bianca, quello che ci manca è scritto nel vento, lo cantano i cigni di Balacca. No, è uguale, sì o no? Mi sembra che il plagio sia evidente, sia chiaro, manifesto. Chissà come è arrivata a lui questa... Forse ha fatto una seduta spiritica con Celino San Marco. È probabile. Un'altra cosa strana, sì, c'è la similitudine del testo. Noi parliamo del fiume Gange, fiume sacro, sì, lui, sì, del River Jordan, il Giordano, anche quello fiume sacro. Beh, ha cambiato fiume. Nel testo. Qualche cosa l'ha cambiata, però. Non è lo stesso fiume. Comunque domani ci sarà la causa, si saprà. Sì, che cosa accade? Ma io voglio mettere solo alla prova il signor Albano, sì, mio ancora vecchio amico e vero amico. Grazie. Nell'86, in quel di Fantastico, tu cantasti questa canzone di un certo Di Capua. Mandiamo per piacere il filmato dell'epoca. Adesso parte. C'è. È custodito. Sta in fronte a te. Ero più giovane. Ecco. Gli anni passano per tutti, tranne che per Romina. No, gli anni passano per tutti. Sono passati sette anni, adesso lì l'orchestra. Il maestro ormai non lo pigliamo, non lo raccogliamo più ormai, vecchio. Maestro Caruso, vediamo un po' se Albano ce la fa. Stessa tonalità, Ce la faccio. A fare lo stesso finale. Voglio vedere. Vieni Romina, che cosa succede? Prego. Sì. Solo il finale o tutta? Datemi una mano, Oh sole mio, stai...
fa sentire con loro. Oh, so perché tutti qua cantano in inglese, non è giusto, abbiamo un patrimonio da difendere. E lo dobbiamo difendere insieme. Oh! Grazie. E adesso Romina e Albano, Massimo Ciavarro e Leonora Giorgi vi aspettano per l'essere o non essere. Prego. To be or not to be, this is my question. To be. Vai, signor. Prego. Allora, ripeto, se avete il settimanale Gente a Casa, ci sono già le domande dei nostri psicologi e potete rispondere con le crocette, se no prendete un pezzo di carta e scrivete i colori o il nome dei colori. Vediamo i tre percorsi, per piacere. Bravo! Rosso, giallo e blu. Ogni domanda ha un colore, voi scegliete la domanda che preferite tra le tre proposte e mettete la crocetta a vostra discrezione, così saprete se siete gelosi o meno. Allora, Eleonora, sei pronta? Abbastanza. Ti sei divertita stasera? Molto, ho apprezzato molto Albano. Eh? Poi c'è questa canzone Nel sole che per me rimane un ricordo, una delle più belle canzoni italiane, secondo me. E tu, Massimo? Anche grazie. La canzone di Romina, in inglese, della zia. Carina, molto bella. E la zia del papà è una canzone molto bella, bella, molto. Ricca di dolce. Cose, di sentimenti. Beh, e poi c'è questa faccenda di Mario. Il pezzo è uguale. Identico. Beh. Parliamo un po' di gelosia, anche voi alle spalle della coppia Ciavarro Giorgi e alle spalle di Albano e Romina. Fate il test come lo fate a casa per stabilire se siete gelosi o meno. La prima domanda tocca a te. Vai. Allora, tradiresti tua moglie per rabbia, per passione o addirittura per amore? Forse più per rabbia, se. Se dovesse capitare. Se dovesse capitare. Cioè, se ci fosse un torto. Sì, ecco, forse per passione no, perché allora che rapporto, che senso ha? Se per amore, che senso ha? Solo per rabbia, se dovesse. Cioè, la tradiresti per rabbia, questa è la risposta di Massimo Ciavarro. Eleonora, guarda questa foto. Secondo te la regina Elisabetta, guarda, vedi, c'è un maiale, un maialino. Beh, tu ami la natura, voi vivete in campagna, quindi. Sta parlando con il maialino del figlio Carlo, che è un maialone a quanto pare, perché fa le telefonate un po' spinte, dell'amante di Sara Ferguson, oppure di sua nuora Diana? Secondo me dell'amante di Sara, perché questo... Perché? Beh, perché secondo me, giustamente, poi essendo inglesi, certe cose si fanno, ma non si fanno vedere. Questa cioè, il fatto di essersi fatti fotografare a Saint-Tropez... Insomma, forse doveva essere un po' più cauta, capito? Un po' più discreta, una principessa deve rispettare... E lei, io dico, la regina d'Inghilterra, che è una delle donne con più aplomba al mondo, evidentemente, secondo me... Allora, secondo te sta parlando con il maialino dell'amante, dell'amante di Sara? Albano? Sì, dimmi. Tua moglie deve uscire con delle amiche, Romina. Sì. Ma si accorge, ma ti accorgi tu, che indossa biancheria intima particolare, Romina. Tu pensi subito a un amante? Pensi che Romina voglia esibirsi davanti alle amiche oppure non ci fai proprio caso? Non ci faccio proprio caso, perché so che se le mette per dopo. Per dopo. Allora... Non ci fai caso, se si mette biancheria intima, eccetera, non ti dà nessun peso, non ci fai caso. Oh, voi a caso ovviamente mettete le crocette come volete, perché ogni domanda ha un suo colore, poi stabilirete se siete gelosi o meno, lo stabiliranno soprattutto i nostri Carbone e Luparelli. Romina. Appena si accorge di quello che indosso di fuori, figurati se si accorge della... Ah sì, addirittura è così distratto? Sì. Tu prova a andare, andare in giro nudo e vedi un po' se non mi accorgo. Saresti più gelosa se tuo marito
andasse a letto con un'altra donna, mandasse dei fiori ad un'altra donna, o si innamorasse, cioè, di un uomo. Di un uomo? Impossibile. No, è la prima, andasse a letto con un'altra donna, anche sì. Se non succederà mai. Non succederà mai, però saresti... Beh, chiaro, sì. Se va a letto un'altra donna, se mandasse dei fiori... Ma no, i fiori li manda. Sì, non importa niente. Massimo, guarda una foto. Questa foto, tante coppie, giorno di nozze, sì. Vedi tanti veli bianchi, eccetera, ti fa pensare questa foto immediatamente, come istinto, anche voi a casa, rifletteteci un momento, ti fa pensare a tanti letti matrimoniali, a tanti bambini in conseguenza di questo matrimonio o a futuri tradimenti? Sarà perché sono un novello papà a tanti bambini. Ti fa pensare sì, a tanti bambini. Quindi questi... Vorrei chiamare in causa i nostri dottori. Che cosa significa questa risposta, queste tre risposte, che cosa significano? Ma chi pensa a tanti letti è sicuramente una persona concreta. Chi pensa invece a tanti bambini è una persona serena, ottimista. Chi ha futuri tradimenti è una persona passionale. Passionale, allora tu sei una persona ottimista. Bene. Eleonora, il tuo partner negli ultimi tempi è un po' freddino. Tu che fai? Gliene parli? Controlli di nascosto la sua agenda per scoprire se c'è qualche telefono o qualche nome? Oppure cerchi di essere più seducente? Ah, mi piacerebbe dirti due risposte insieme, e cioè la prima e la terza. Gliene parlo sicuramente, senz'altro non frugo nelle sue cose, né nelle tasche, né nelle agende, no. Non rientra nel tuo carattere. Non sarei capace. Non lo fa mai, no. Massimo. No, proprio una cosa, è come un tabù. Non hai nemmeno l'agenda. No, lui non ce l'ha poi peraltro l'agenda. Non prende gli appuntamenti se li deve ricordare soltanto. Qualcuno glieli deve ricordare. Io. Allora, tu Eleonora... Sarei indecisa fra la prima e l'ultima. Forse cerco di essere più seducente. Allora, in seguito gliene parlerò. Allora, sì. Benissimo, cerchi di essere più seducente se lui è un po' freddino. Sì. Albano, dimmi. Ad una festa ti accorgi che Romina viene insistentemente corteggiata da un uomo affascinante, cioè un bell'uomo. Tu sei lusingato, cioè contento, oppure dimostri apertamente il tuo disappunto, oppure per ripicca corteggi un'altra invitata. Dimostro il mio disappunto. Subito? E che fai? Che faccio? Dipende dal momento, dipende dal soggetto. Lo dici a lei, la rimproveri oppure pigli? Basta uno sguardo, sai, dico attenzione, quello lì allunga. Quello lì occhio sta... che c'è la trappola. Attenzione, me ne sono accorto. Ormai ci siamo, cioè basta uno sguardo per capire tutto. E vi capite, quindi in questo caso dimostri apertamente e lo comunichi con un fluido magnetico il tuo disappunto. Romina. Se da piccola tu avessi scoperto tuo padre baciare un'altra donna, come avresti reagito? Saresti scoppiata a piangere? L'avresti detto a tua madre oppure avresti fatto finta di non vedere? Beh, ne ha baciate tante di donne bellissime anche, perché lui aveva la scusa che faceva l'attore, quindi era... copione ha baciato Rita Hayworth, Ava Gardner, delle donne stupende. E allora, non lo so, forse avrei fatto finta di niente, perché mi sarebbe sembrato normale che anche nella vita baciasse un'altra donna. Cioè non era una cosa che ti, no, non credo che ti colpiva, no, cioè la ritenevi credo. Normale, sì. Cioè l'esercizio della sua attività professionale. Sì, sì, quella era la scusa magari. Non lo so, però... La fortuna di nascere a Hollywood. Sì. Massimo, tu come vorresti scoprire un tradimento? Mai. Mai. Questa è un'ipotesi, dobbiamo stabilire. Se siete gelosi o meno, qual è il grado della vostra gelosia e stabilire anche al pubblico a casa quanto sia geloso. Certo. Tu come vorresti scoprire un tradimento? Scoprendo la tua compagna con l'amante proprio sul fatto, attraverso una confessione da parte di lei, oppure attraverso la confidenza di un amico? No, la prima senza dubbio, sorprendendo la sua compagna con l'amante. Così sparo, risolvi tutto immediatamente. Così puoi sparare l'alibi. Perché sai, devi parlare con lei, c'è tempo, non... invece quello è... Niente, tu scopri, quindi hai la prova del fatto. La prova in modo... La flagranza. Esatto.
Sì, sì, senza dolore. Oddio, essendo... che dolore. Non mi ci fa pensare. Io preferisco questa cosa. Preferisci questa cosa sì, più sì, dolorosa? Sì, senza dubbio. Però più sì, 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 traumatica. Traumatica, scioccante. Che sì, cosa significa, sì, signori dottori? Ma sono tre diversi atteggiamenti verso la gelosia. La sorpresa è segno di spregiudicatezza. Chi vuole scoprire la mano? Sì. Sì. Beh, la confessione? Chi cerca la confessione è un atteggiamento più razionale, ovviamente. Sì. La confidenza è un atteggiamento timoroso, di paura. Insomma, sto Ciavarro è un gran passionale, a quanto pare. Si direbbe. Sta venendo fuori. Beh, dopo, alla fine. Eleonora, guardi un'altra foto, guarda un'altra foto. Allora. Dove... No, 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 qui c'è non una foto, ma addirittura c'è un RVM, un filmato. Vediamo il filmato. Vieni. Oh. Dai questa roba. Ma chi è che ce l'ha messo? Ma c'è uno scheletro con tutte le gambe e tutto. Innaturale, insomma. Dove tuo marito non farebbe l'amore con un'ipotetica amante, non con te, un'ipotetica amante? Nel vostro letto, in un albergo o in macchina? Dove non lo farebbe. Non lo farebbe. E io spero nel nostro letto. Sarebbe il colmo. Sarebbe un po' pesante. Quindi mai lì? Mai. Tra le pannocchie mai. Magari sì. Oddio, poi tra le pannocchie oramai dove abitiamo potrebbe anche capitare. Certo, perché sei in campagna. Sì, facciamo anche dei raccolti di mais, quindi. Quindi mai nel tuo letto? No, spero mai. Proprio, io spero proprio mai. Ma, comunque, ma se diciamo, dovesse? Se, ecco, se dovesse mai nel nostro letto. Albano, torni a casa, a Cellino, a casa, poi avete voi tante case, o a Milano, oppure nel mondo, insomma. Torni a casa. Non tante case nel mondo, una a Milano e una a Cellino. Vabbè, basta. Però gli alberghi, tu sei cittadino del mondo, insieme a tua moglie. Negli alberghi va bene, sì. Torni a casa e all'improvviso trovi tua moglie come in questa foto. Che io non vedo bene. Come sta? Non è che io la vedo. Come io la vedo bene. Sì, sta la luce. Ah sì, ho capito tutto. Sì, hai capito tutto. Sì. Insospettito cosa fai? Gli fai delle domande? Oppure ti precipiti su di lei, oppure pensi che lei stia giocando? La seconda. Cioè? Eccitato, mi precipito su di lei. La seconda. È sincerissimo Alfredo. Romina, ricevi una telefonata anonima in cui ti dicono che tuo marito ti tradisce. Tu che cosa fai? Non ci fai caso e non dici niente a tuo marito? Ridendo oppure ne parli con tuo marito? Oppure allarmata, preoccupata, cominci ad indagare, a frugare, a chiedere. Mi insospettisco della persona che mi dice questa cosa, prima di tutto. E poi ridendo ne parlo con lui. Vuoi chiarire subito? Sì. Ma ridendo proprio? Sì, sì, perché non ci posso credere a una cosa. È talmente assurda. Sarebbe lui il primo a dirmelo, non una persona al telefono. E quindi se ricevi questa confidenza non ci credi e ne parli subito? Voi state facendo il test, sì, eh? Vediamo alla fine se siete gelosi o meno. Massimo, guarda questa foto. Cosa sopporteresti meno nel tradimento della tua partner? Che lo facesse con uno più ricco, e questa è l'immagine del ricco, che lo facesse con uno più intelligente, vediamo un po' chi hanno preso, a uno studente, che lo facesse invece con uno più giovane. Ma forse con uno più giovane, perché... perché forse non c'è competizione in quanto non posso essere più giovane. Invece uno più intelligente vuol dire che è più intelligente di me, che è più ricco, che è più ricco di me. Anch'io potrei esserlo, no? Invece più giovane non posso essere. Cioè non puoi combattere, tu dici, esatto, in questo batte senso. Con un soggetto verso il quale sono perdente per motivi anagrafici, non di intelligenza né di ricchezza. Spero che non accada mai, comunque nel caso più giovane, anche perché io poi sono siculo, mia mamma tranchina, da Ustica, da Ustica. Insomma. Cioè, come vuoi che venga fuori questo ma testo? Cosa significano queste tre risposte, dottori? Qui siamo ancora a tre livelli, diciamo, in questo caso di accettazione di sé, no? Cioè? Chi ha nell'antagonista il più ricco è sicuramente più sicuro di sé, delle proprie capacità.
Chi invece indica il più intelligente ha un senso di realismo abbastanza accentuato. E la terza risposta? La terza nasconde un po' di insicurezza. Un po' di insicurezza. Ah, beh, è così. È così. Tu sei un po' insicuro? Beh sì, vedi. Vedi che tre è un po' insicuro. Eleonora, c'è un altro filmato sempre con il grande Ugo Tognazzi protagonista. Mandate questo filmato, grazie. Perché Gigi sta dentro da 5 anni, ma io sono innamorata di lui da 10! Maria Teresa, stop, vieni! Allora, è uno schiaffone, eh? Cosa sopporteresti meno nel tradimento, scusami, accecata dalla gelosia? Tu potresti prendere a schiaffi il tuo partner, come ha fatto Ugo, spaccare un oggetto che lui, il partner, ama molto per dispetto, oppure gettare i suoi abiti dalla finestra. Dunque, io accecata dalla gelosia lo menerei pazzamente, perché sono assolutamente passionale io e violenta, e poi me ne andrei. Cioè la prima cosa che fai, Eleonora, schiaffoni. Schiaffi. E sei brava, sei forte? Sono. Sei muscolosa e poi adesso la campagna ti ha temprato. Robusta. Vediamo un po'. Potrebbe andare a Capaoli. Sai, poi lui ti ha detto che è siciliano. Io sono mezzo ungherese, perciò le magiare, tartare, voglio dire. Ah, le magiare sono forti. Sono forti e sono molto calienti anche, passionate. Reattive. Molto. Quindi la prima reazione tua sarebbe l'azione fisica. Io sì, penso di sì. Non lo so, perché per fortuna non mi è successo, ma insomma. Va bene. E tu, Albano, cosa faresti? La prenderesti a schiaffi? Ah, la stessa. La stessa cosa. La cacceresti via di casa? Oppure cercheresti un amante per vendicarti? Ma fammi leggere, però la cacceresti di casa. La prenderesti a schiaffi? La cacceresti... Fare tutte e tre le cose insieme. Vabbè, non è possibile. Faccio una sola? Sì. Prendere a schiaffi è facile, la cacceresti di casa. Sì, se avresti il coraggio di dire via. Sì, sì. Non meriti più di stare. Basta, con me. È finita la poesia. Finita la poesia. L'ultima domanda a Romina. C'è un filmato anche in questo caso, via col film. Questa è una donna manager. Rapporto rovesciato. Lei comanda su di lui e lui diventa uomo oggetto. Questa è una parabola. Allora, Romina, tuo marito ha una nuova attraente collega. Tu che cosa? Gli tendi delle trappole? Lo sottoponi ad un tour de force sessuale per sfinirlo? Oppure rimani indifferente? Non te ne frega niente se lui ha questa collega attraente? Rimango indifferente. Sì, di ghiaccio. Anche se sai che questa collega è bella, attraente, lo potrebbe sedurlo. Ma io sono sicura di me, quindi non... E quindi? Può essere anche la donna più bella del mondo, che non credo che lo attirerebbe nella sua trappola. Benissimo. Allora, avete risposto Eleonora, Massimo, Albano, Romina. Adesso i nostri dottori daranno la loro sentenza, non quella del plagio di Michael Jackson, ma la vostra sentenza sul tasso di gelosia. E su quella vostra e anche del pubblico. In sala, ovviamente, questo è ovvio, e del pubblico, dei telespettatori. Allora, dottori Carbone e Luparelli, incominciamo con Massimo Ciavarro? Va bene. Va bene. Massimo Ciavarro, profilo. Beh, il risultato è essere molto geloso. La sua passionalità lo porta a vivere il tradimento, anche quello non consumato ovviamente, in maniera lacerante, quindi molto forte. Probabilmente nel suo rapporto con la gelosia deve fare i conti anche con il suo forte senso dell'onore. Abbiamo finito, insomma. Ma io penso che corrisponde, descrizione giusta, totalmente alla realtà, esauriente. Sì, 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 sì. Eleonora Giorgi, responso. La signora non conosce la gelosia così gratuita, non si infiamma se non per un motivo concreto. Vero. La possessività è comunque controllata dal suo senso di realtà, quindi, no?
anzi. Ciò non toglie comunque che quando scatta in lei la molla della gelosia, per il partner sono dolori. È vero? Vero, bravi. Ci azzeccano. Sì, sì. Albano, e qui. Sentiamo che esce fuori. È molto schietto intanto, questo fa onore ad Albano. Grazie. Certamente geloso, non si nasconde dietro inutili ipocrisie. Dimostra apertamente i suoi sentimenti anche quando esprimono attaccamento e gelosia. Concreto, non si lascia prendere dall'idea che dietro ogni angolo si possa comunque nascondere un amante. Quindi si basa comunque su prove, cerca concretezza. È sicuro, insomma. È sicuro, molto geloso. Sì. Non è inseguito dai sospetti, dai dubbi, niente, è un uomo concreto. Non ha fantasmi che lo inseguono. Non ha fantasmi. Confermo. Conferma? Confermo. Imputato, conferma? Romina. La signora Power, così, tra i nostri ospiti forse è la più gelosa. Fermamente convinta dei valori familiari, li difende anche da improbabili intrusioni di terze persone. Quindi la sua disponibilità, la sua comprensione è accompagnata da una certa spinta all'essere sospettosa. Ed è la più gelosa dei quattro? Dal nostro punto di vista, diciamo, una bella gara col signor Ciavarro. Va? Con Ciavarro? A dire, per stabilire chi è più geloso tra i due? Non è facile. E vediamo adesso il pubblico, avete fatto voi le vostre crocette? Lei per esempio ha fatto più blu, più giallo, più rosso? Rosso. Più rosso, lei? Rosso, lei? Rosso, voi? Rosso, 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 giallo, blu, nessuno? Un blu, due blu, tre blu. Pubblico a casa, controllate il vostro responso. Allora, chi ha messo più crocette sul sentiero rosso, com'è sulla gelosia? Allora, rosso, nel loro mondo, nel mondo di chi ha raggiunto il villaggio rosso, non c'è posto per la gelosia. Sono troppo razionali e sicuri di loro stessi, ritengono di dare al loro partner tutto quello che può chiedere. Di fronte al tradimento riuscirebbero a rimanere freddi, molto allora, controllati, molto allora, inglesi. I rossi non sono gelosi? No. E qui ragazzi la maggioranza erano rossi, eh? E sono tutti bravi. Allora, i gialli, chi ha messo più crocette sul giallo? Ecco, per i gialli la gelosia è un qualcosa che va usato in piccole dosi per rendere l'amore più vivace e più passionale. Sicuri del loro rapporto, non opprimono e non soffocano il loro compagno, la loro compagna. Quanti gialli? Dunque, molti gialli. C'è una ragazza gialla che si sente, ecco, se possiamo staccare lì, alla mia destra, si sente ritratta giustamente da questo vostro profilo. Bene. E veniamo al sentiero blu, chi ha messo più crocette sul blu? È il blu, è il sentiero di Otello. Cioè? Sono gelosi. Chi è blu di voi? Abbiamo due ragazzi, sì, allora, blu, ripeta. E quindi sono gelosi, sono sospettosi, hanno costantemente paura di perdere l'oggetto d'amore. La gelosia è più forte di loro e scoprendo di essere traditi, potrebbero fare dei colpi di testa. Addirittura. E bisogna stare un po' attenti ai blu. Ai blu, quindi chi ha messo più crocette sul blu è proprio... È molto geloso. Gelosi per costituzione, anche gelosi, se non c'è ragione. Gelosi di pancia proprio. Di pancia, va bene. Grazie a Luparelli e Carbone, grazie a Leonora Giorgi, Massimo Ciavarro, Albano Romina. Adesso c'è una luna che ci aspetta, venite. La vediamo romanticamente questa nostra trasmissione, adesso... C'è una luna pronta a scoppiare per voi. Voi dovete rispondere a una mia provocazione. Sì. Entro due minuti, la provocazione si fa per dire. Vi aggiudicherete una luna d'argento e se riuscirete a far scoppiare la luna, anche facciamo una luna d'argento a testa a tutto il pubblico. Allora, metteremo più dietro. Così. Adesso ve lo dico. Adesso... Due minuti a disposizione per elencare in ordine alfabetico 21 prodotti della terra. Qui parlo con dei contadini d'adozione. Come prodotti della terra. Terra no? Allora attenzione, questa luna d'argento offerta da Gerardo Sacco. Incominciamo da Massimo con la lettera A. Lettera alfabetica. Ananas. Ananas, giusto. B. Banana. Banana, benissimo. C. Carota, G. C, giusto. Ginseng.
C, come allora, sei? Carota, ho carota, detto prima, giusto. Carota. D. Albano. D. Datteri. Datteri. Massimo, E. Endivia riccia. L'endivia, la fanno loro in campagna. Endivia riccia. F. Fagioli. Fagioli, giusto. Romina, G. Ginseng. Oh, ginseng, adesso sì. H. H. E H. Habanas. Ashish. Vabbè, Ashish. Proprio appena Massimo, I. Indivia, invece prima era Indivia, adesso è giusto, Indivia, sei proprio usare. Della terra. L. No. Lattuga. Lattuga. M. Mango. Mango, giusto. N. Nespola. Nespola. Massimo. Orzo. Orzo. P. Porro. Come? Porro. Il porro, il sono porro, buoni, brodo, come no? Tipo, Q. Q. No, il kiwi con la K. Q. Il Q. Q come? Come Q è? Come quanto? Come? Quercia, no, ma la quercia no. Quercia? La quercia, ti mangi la quercia? Ma se male quaglie, quasi foglio. R. Ragazzi, non ci arriviamo, R, forza, R. Ravanello. S. Salvia. T. Timo. E U. Uva. V. Vino, giusto, lo fai tu a casa, è buonissimo. Sì. Zenzero. Zeta. Zenzero. Zenzero, Zafferano, bene, scoppia. Allora, io saluto gli intervenuti. Ci vediamo martedì prossimo. Riapriremo il nostro castello per un'altra gara che ha avuto un grande successo l'altro ieri. E la castellana del castello di martedì sarà una grande diva americana. Sarà con noi Madonna, ospite nostra. Martedì prossimo, e intanto il più cordiale e affettuoso ringraziamento a Massimo Ciavarro, a Leonora Giorgi, grazie Pippo, a Romina Power, all'amicissimo di sempre Albano. Vi saluta l'orchestra del maestro Caruso e la linea, sempre tardi ma comunque in tempo per salutare il suo pubblico, alla serena Elisabetta Gardini. Bravo. Bravo.